Il progetto diretta saldatura e sintesi degli opposti nasce con lo scopo preciso di valorizzare il nostro immenso patrimonio storico e artistico, non solo quello del territorio circostante, ovvero dei comuni di Casteldaccia, Bagheria e dell'Interland, ma soprattutto l'enorme patrimonio storico e artistico della Sicilia. Il tutto è partito diversi anni fa attraverso un'idea di portare i cittadini in primis di Bagheria, poiché Bagheria è strettamente legata alla storia delle ville barocche, ma anche dell'Interland, portare i cittadini verso queste dimore storiche con lo scopo preciso di riappropriarsi della memoria storica collettiva. Quindi il progetto parte con degli eventi specifici fatti all'interno di queste dimore storiche, una parte storica dedicata appunto alla storia di queste residenze, diciamo, di villeggiature estive, e una parte letteraria in cui si curavano gli aspetti proprio prettamente letterari, artistici dell'immobile da valorizzare. Dopodiché, a seguire, dopo aver fatto questi percorsi estivi, il progetto prende forma attraverso una mostra di natura multimediale, una mostra fotografica. Lo scopo della mostra qual è? Utilizzare la fotografia per la sua universalità di linguaggio, poiché è universalmente compresa da tutti, quindi abbatte tutte le barriere, sia linguistiche, fisiche e via dicendo. Questo perché, appunto, la fotografia, ripeto, non solo parla il linguaggio personalissimo di ognuno di noi, ma ci sono cose che possono essere viste solo dopo essere state fotografate. La mostra diretta saldatura e sintesi degli opposti si compone di diverse aree tematiche. Una, come abbiamo visto poco fa, dedicata prevalentemente alle ville barocche bagheresi. Un'altra dedicata ai siti archeologici più significativi della Sicilia e un'altra dedicata ad immagini che io definisco metaforiche, per essere appunto da spunto e da incipit dialogico prevalentemente con tutti coloro appunto che vedranno a vedere la mostra, ma per lo più con i giovani che delle scuole. Oltretutto molti vedono queste immagini sotto una prospettiva, diciamo, un po' diversa, e cioè: io reputo queste immagini come fotogrammi di stati d'animo. La mia è un tipo di fotografia che io definisco odeporica. Odeporos in greco vuol dire di viaggio. Cioè, cosa vuol dire fotografia odeporica? Un termine di mio umile conio. Cioè, tutto ciò che la persona prova a contatto con i luoghi della memoria, con la natura. Allora, nell'antichità si faceva, o si dipingeva o si scriveva. Io realizzo delle immagini. Infatti, nelle immagini che compongono la mostra non vedrete figure prevalentemente squadrate, geometriche. La mia appunto non è una fotografia che deve geolocalizzare un sito, ma deve valorizzare e portare in superficie, attraverso l'immagine, attraverso la fotografia, le sensazioni, le emozioni che io ho provato in quel determinato momento. Molti mi chiedono: perché diretta saldatura e sintesi degli opposti? Beh, cerco di, con questo percorso di riappropriamento della memoria storica collettiva, di operare una saldatura fra il passato e il presente. Io ho sempre sostenuto che se non ci riappropriamo della memoria storica collettiva, il nostro presente si manterrà sempre instabile e mutilato, quindi avremmo poche possibilità di fare proiettarci verso il futuro. Quindi lo scopo qual è? Evitare anche l'amnesia dell'uomo moderno, che non sa nulla o quasi del proprio passato e che, diciamo, viene fagocitato ed è parte integrante di un meccanismo che è la società dei consumi e che appunto ci consuma. Il progetto è aperto a tutte le realtà, associazioni di libero pensiero e semplici cittadini, ma prevalentemente nasce per le scuole. Lo scopo qual è? Perché con le scuole? Per le scuole perché cerchiamo di proporre un'alternativa valida
credibile agli idoli effimeri del nostro tempo. Come? Attraverso la cultura. Una cultura che naturalmente non sia astratta, libresca, ma che nasce nel quotidiano, poiché cerchiamo di far comprendere attraverso un percorso di visita in primis della mostra e poi un percorso di capacitazione maieutica che si svolge nel salone delle feste del castello del Duca di Salaperuta, dove la mostra è allocata. Lo scopo qual è? Interagire con i ragazzi e cercare di fare un percorso tipicamente proprio di filosofia maieutica, cioè tirar fuori attraverso il dialogo, attraverso le immagini, tutto quello che noi abbiamo dentro.